Un saluto agli amici di Mitico Snack. Sì, il titolo la dice tutta. Poi, sicuramente, per chi mi segue su Instagram, l'avrà visto sicuramente alcune delle mie stories là dove mostravo il mio nuovo dispositivo, ovvero il grandissimo OnePlus 6 in versione 6 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Questo video non è una video recensione, ma voglio semplicemente parlarvi di tutti quegli aspetti che mi hanno sorpreso di questo dispositivo, ma soprattutto della OxygenOS. Quindi direi di mettervi comodi e di vederci subito dopo la sigla. Iniziamo a parlare di quella che è la OxygenOS, ovvero il sistema operativo Android ideato da OnePlus, che porta con sé tante funzionalità e tante gesture che ci consentono di spostarci attraverso l'interfaccia utente. Ma non appena attirato il OnePlus 6 dalla confezione e connesso alla mia rete Wi-Fi, mi è stato subito notificato l'aggiornamento alla nuova versione della OxygenOS, che con sé porta Android 9.0 Pie con alcuni cambiamenti grafici. Uno dei primi che mi è saltato all'occhio è la voce info sul telefono, che non appena ci troviamo in quella sezione abbiamo una scheda tecnica dettagliata del nostro dispositivo, cose che non sono riuscito a vedere in altri dispositivi di altri produttori. Ovviamente, con questa versione Android e la nuova versione della OxygenOS, le cose che mi sono piaciute sono tutte quelle gesture che ci consentono di spostarci attraverso l'interfaccia. Gesture che si possono attivare partendo dal bordo inferiore del dispositivo oppure dal bordo sinistro. Citandone qualcuna, partendo dal bordo inferiore del dispositivo dal lato destro, se vogliamo tornare indietro di una pagina, basta fare uno swipe dal basso verso l'alto. Mentre invece, se vogliamo entrare nei task manager, sempre da bordo inferiore del dispositivo, partendo dal centro e arrivando verso il centro del dispositivo, attiviamo il task manager. Un'altra delle gesture molto comode, partendo sempre dal bordo del dispositivo, dalla parte centrale, basta disegnare un L al contrario, ovvero uno swipe dal basso verso l'alto e seguito con uno slide verso destra, ci consente di spostarci in un'applicazione precedentemente aperta. Mentre invece, se vogliamo chiudere tutte le applicazioni e mandarle in background, basta fare uno swipe sempre dal bordo inferiore del dispositivo partendo da centro, fare uno swipe verso l'alto e portare tutte le applicazioni in background. Ovviamente non sono solo le gesture che ci consentono di muoverci attraverso l'interfaccia utente, ma ci consente di attivare anche alcune utili funzionalità, per esempio la parte nascosta del OnePlus 6 o in generale di altri OnePlus che hanno ricevuto questa versione della OxygenOS. Per attivare la parte nascosta, là dove possiamo nascondere tutte le applicazioni e nasconderle ad occhi indiscreti, basta fare uno swipe dal bordo laterale sinistro verso destra ed andare ad inserire tutte le applicazioni che vogliamo nascondere a chi non vogliamo farle vedere, e di conseguenza non saranno nemmeno più visibili nel drawer principale delle applicazioni. Un'altra cosa che mi è piaciuta di questo OnePlus 6 è sicuramente lo slide laterale che consente di attivare o disattivare la suoneria e addirittura mandarlo in silenzioso. Veramente una comodità, mentre prima dovevo sbloccare il dispositivo e abbassare del tutto in volume. Mentre invece con questo slide ci consente di attivare o disattivare suoneria vibrazione oppure la modalità silenziosa. Un'altra funzionalità che veramente mi piace molto di questo OnePlus 6, ovvero con la nuova OxygenOS, è il doppio tap che ci consente di spegnere e riattivare il display. Ma attenzione, se il doppio tap per riattivare il display viene associato al riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo, lo sblocco avviene in modo immediato. Davvero fantastico, e credetemi, di questa funzione io ne sono rimasto veramente affascinato. Devo dire che questo OnePlus 6 lo utilizzo da appena una settimana e credetemi, l'esperienza che ho avuto con questo dispositivo non l'ho avuta con nessun tipo di dispositivo concorrente, quindi credetemi davvero veramente equilibrato, fluido, senza nessun tipo di impuntamento, e ci sono aggiornamenti costanti che OnePlus rilascia della sua OxygenOS. Quindi veramente questo OnePlus 6 è tutto da scoprire. Ovviamente per questo video io ho voluto
parlarvi di tutte quelle funzionalità che mi sono piaciute di questo OnePlus 6. Sicuramente in seguito ci saranno altri video dove vi parlerò sicuramente di lui. E se questo video vi è piaciuto e se anche voi possedete OnePlus 6, fatemi sapere qua in basso nei commenti cosa ne pensate. E vi raccomando, scatenatevi con tutti i vostri like. E come sempre, eccola qui che parte la famosissima animazione. Un'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Per voi è gratis, ma per me è un grande aiuto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove potete rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda il canale YouTube e anche tutti gli aggiornamenti dell'utilizzo per quanto riguarda OnePlus 6. E già lo sapete, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Un saluto da me e dal mio nuovissimo OnePlus 6.